Ai. Ma è una bestia. Dai. Grande. Che bello, una nuova bastardata da fare, ok. Allora, Pippo, un importante annuncio da fare questa settimana a WWE NXT. Johnny Gargano e Candice LeRae farebbero bene a prestare attenzione, le voci che circolano sono vere. Oh. Eccola qua. Quindi prima un match tag team misto, che deve essere molto interessante, e poi un match senza squalificazione per il mio titolo. Ok ragazzi, magari diventa davvero un pelo lunghina la puntata, però sembra molto interessante. Si scambiano messaggi privati. È stata bravissima a inventarti il dettaglio della tornata da Johnny solo per avere un posto in NXT, è stato un bel tocco. Credo che l'abbiamo sconvolto di brutto, arriverà deconcentrato al nostro match. Sono d'accordo, allora che mi dici di quel match per il titolo femminile, era nei patti. Ancora niente di ufficiale, ma non preoccuparti, per ora concentriamoci sul match misto e sulla mia difesa del titolo. Chissà se Psycho Pippo alla fine manterrà la parola. Ah. The following contest is scheduled for one fall on the way to the ring at a combined weight of 429 pounds. Psycho and Dakota Kai. Dakota Kai. Arrivano moglie e marito. And their opponents at a combined weight of 319 pounds. Johnny Gargano and Candice LeRae. I love this. Two corners and big things here in WWE. Well, they say birds of a feather flock together. Sarà molto interessante. Pronti. Olè. Battiamo carichi come sempre. Vieni Gargano. Oh, mamma mia. Quanto mi dà fastidio. Vai. Cala la pasta di Gargano. O di Gragnano. Vieni allora. Attacco in coppia. Oh oh. Che spettacolo. E ora facciamo combattere le donne. Non so minimamente come si usi, ma... Olè! Se l'arbitro si toglie dalle balle. È cattiva, mi piace. Che Pippo abbia trovato la fidanzata? Aia. Vai. Ecco qua. Facciamola durare il giusto, ovviamente. Anche perché poi c'è un altro match. Gargano. Non mi sembra avere molte possibilità contro Pippo, io te lo dico. Ok, tienimela ferma quella lì, ti ho detto tienimela ferma, fai tutto il giro. Tanto meglio. Vieni. Ah, ha una mossa come Pippo. Ah, stai zitto, arbitro. Niente. Vuole che la chiuda Pippo, allora. Vai, Pippo. Vieni. È ora di farla finita.
che non posso picchiare la donna, giustamente. Quindi mi serve che Dakota faccia qualcosa. Porca miseria. E come faccio io con questa in mezzo alle balle? Ah, devo far finire le donne per forza. Vai. Li mettiamo a terra tutti e due. E poi li schieniamo. Dai. Vai. Mamma mia, resistente questa. Vai Pippo. Dai Pippo però, porca miseria. E mo ti fai menare. Ma dai. 3 ore che combatto contro sti scemi. Pure. Ma vergognati. Porca vacca. Sta durando da un'eternità sto scontro. Oh, bravo Pippo che lo mena fuori. Vai. E mo non intervieni, vai. Oh, mamma mia. Here are your winners, Psycho and Dakota Khan. Ok. Sicuramente ragazzi ve lo sintetizzo un po', ma perché è durato veramente un'eternità. Oh, allora Pippo, credo che l'affiorare della verità infastidisca molto Johnny Gargano e Candice LeRae. Nel match tag misto erano chiaramente distratti, specialmente Candice, non ha fatto che fissarmi. Dakota, le manchi. L'ultima volta che abbiamo parlato è stato quando sei entrato nell'NXT. Pensavo di poter gestire la tua presenza nello spogliatoio, ma evidentemente si sbagliava. Johnny, mi rifiuto di commentare ulteriormente le vostre menzogne. Farò parlare i fatti sul ring quando ti strapperò il titolo. Beh, Candice ovviamente tifa per Johnny Gargano. 100. E Dakota, quel 100 per cosa sta? Per il numero di volte che ti sei vista con Pippo? E Pippo se la ride con un sacco di emoticon. Bene, direi che possiamo andare avanti. Penso che sia l'ultimo scontro. Eccoci. The following contest is scheduled for one fall and is for the NXT Championship. Introducing the champion, accompanied by Dakota Kai from South Tyrol, Italy, weighing in at 308 pounds. He is the NXT Champion, Psycho. And introducing the challenger, accompanied by Candice LeRae from Cleveland, Ohio, weighing in at 199 pounds, Johnny Gargano. Bene, ulteriore difesa per il titolo di oggi. L'ho appena preso, mi lasciate un po' in pace. Vabbè. Sì. Anch'io te lo faccio tanto. Tranquillo Pippo, la rivedi fra poco. Oh, trattamela bene. Pronti. Aspetta. Un attimo solo, no? Bene, niente squalifiche, giusto? No, non volevo fare questo in realtà. Lo annullo, scusa Johnny. Scusa. Fammi una cortesia, stai un attimo fermo laggiù. Ok.
Cosa potrei prendere? Questo, dai, per iniziare questo. Vabbè, mi basta averlo sul ring, non cadere. No. Ah. Mi hai fatto cadere il bastone. Si fa? Oh. Te lo volevo solo spaccare addosso. Arrabbiato? Per così poco? Che? Ma stai un attimo lontano, che mi hai fatto di nuovo cadere il bastone. Finire nel suo angolo. Vabbè, non volevo fare questo intanto. Il suo angolo qual è? Quello lassù. Ma non là, Pippo. All'angolo, Pippo. Non ci siamo, Pippo. Non ci siamo. Prendilo dentro. Deve finire lì nell'angolo, Pippo. Su. Mi ascolti oggi? Qua, il suo angolo. Arbitro! No! No, 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 queste cose no, ti prego! Così. Maybe we do, but the now former champion looks content to have gotten some form of payback on the first couple of NXT, intentional or not. I have a feeling this is far from over between these three. Mi dispiace per tua moglie, però... Porca di quella vacca! Ok, Johnny. Vi faccio una sintesi di quello che sta venendo fuori. Ovviamente Johnny Gargano festeggia per essere il nuovo campione. Pippo dice: prima che Johnny Gargano obbligasse sua moglie ad attaccarmi nel match, lei vi stava dicendo che ha commesso un grave errore e che voleva chiarire tra noi e aiutarmi a batterlo. Dakota addirittura ci tradisce e dice: ora di dire la verità, Pippo mi aveva promesso un match per il titolo femminile NXT se l'avessi aiutato a mettere in giro queste maldicenze. E Pippo: caspita, questa sarebbe la tua testimone, una nota bugiarda. Ovviamente continuano per un po', come vedete, a infamarsi, addirittura Pippo con l'hashtag cacciatrice di soldi e mazzetta. Johnny Gargano dice: sarò felice di batterti di nuovo quando vorrai. E Pippo: la verità è che io sono meglio di te, tu hai solo preso in prestito il mio titolo, un po' come io ho preso in prestito tua moglie. E il general manager, che finalmente si rompe le balle e dice: una battaglia non basta a risolvere questa guerra, la rivincita per il titolo NXT sarà un match last man standing a WWE NXT. Finiamola con sta storia. The following contest is a last man standing match and is for the NXT Championship. La mia cintura. E stavolta ce lo riprendiamo il titolo invece che difenderlo. Introducing the challenger from South Tyrol, Italy, weighing in at 308 pounds. And introducing the champion from Cleveland, Ohio, weighing in at 199 pounds, he is the NXT champion, Johnny Gargano. Vedere un sudarci sopra. Ora devo lavare. Cioè, la lavo di sicuro, ma... Sì, guardalo l'ultima volta, bravo.
Sì, la conosco, grazie. E ora ti spappolo. Quindi last man standing. Devo tenerlo giù per 10 secondi a forza di schiaffi, se non ricordo male. Non si deve muovere per 10 secondi. Qua veramente vi metto solo i momenti migliori. Adesso lo malmeno come se non ci fosse un domani. Lì dovevi stare, all'angolo. Vieni qua. Ma quale one, arbitro? Questo non è niente. Aspetta. Deve soffrire sto scemo qua. Dai, dimostra di essere un campione, su. Avanti. Che, non c'è tua moglie adesso? Eh? Dov'è tua moglie? Bravo. Ah, non te la devo fare questa. Ah, stai giù un po'. Vediamo se la possiamo chiudere subito. A quale one? Anzi, altro che chiuderla subito. Prima devo vedere il sangue che ti esce dalla faccia. Che stai a fare? Ma non vale il... Cioè, cosa stai facendo? Mica mi arrendo, secondo te? Ma stai fermo. Oh... Già che vedo il sangue mi sento meglio. Vediamo, ci credo poco, ma... Prova ad alzarti, dai. Bravo. Ah. Ah. Ok. Ma lascia stare. No, no, oh, caricata di che? Ma basta questa roba. Ma non mi arrendo. Ma manco per sbaglio. Ok, basta. Stai iniziando a infastidirmi, Johnny. Dai. Secondo me ti conviene stare lì. All'ultimo secondo si alza. Sei un morto che cammina, Gargano. Ma non ti alzi. Ah. Here is your winner and the new NXT champion, Psycho. No, non il nuovo.
tornato a essere il campione. Titolo rubato, fra l'altro. Oh. Bene, ragazzi, storia conclusa. Voci e pettegolezzi. Oh, bene, ragazzi, puntata inaspettatamente lunga. Da quello che ho visto, fra l'altro, ragazzi, abbiamo fatto circa metà di quelle che sono le storie di NXT, quindi siamo a 10 su 21. Ovviamente ce ne sono 4 o 5, se non sbaglio, buone, quindi quelle non le faremo a prescindere. Però dato che sono arrivato dove volevo arrivare, quindi siamo campioni dell'NXT, comunque vi chiedo come sempre il vostro parere e andrò per maggioranza. Quindi cosa facciamo da adesso in poi? Facciamo un altro paio di missioni della storia, magari per vedere se succede qualcos'altro di simpatico o interessante, o andiamo a vedere veramente se si può valutare SmackDown. Quindi, ragazzi, mi raccomando, cliccate sulla campanellina degli avvisi e appena possibile guardate il video, perché io cercherò dopo circa 3 ore dalla pubblicazione, e vedrò di farlo uscire, se ho fatto tutto bene, per mezzogiorno, torna alle 15, per non fare troppo tardi io cercherò di registrare. Quindi comunque mi baserò maggiormente sui commenti usciti entro le prime 3 ore dall'uscita del video. Se è il primo video della carriera che guardate, ragazzi, vi invito a lasciare un like per supportare la serie e iscrivervi al canale, anche a voi dico di attivare la campanellina. Quindi, ragazzi, aspetto un vostro commento. Grazie di cuore come sempre a tutti quanti che vi fate sentire in maniera così forte. L'appuntamento è domani con la carriera e qui sul canale per altri video. Come sempre, ragazzi, Kamehame, ciao.